103° Giro d'Italia, ragazzi, Udine San Daniele. Una bella scarpinata. Facciamo un piatto sostanzioso e goloso, iniziamo. Ottimo, ragazzi, cosa prepariamo oggi? Udine San Daniele, prepariamo un primo piatto che mi piace tantissimo. Io ho avuto modo di assaggiarlo proprio in questa zona d'Italia. E che cos'è un tagliolino a San Daniele? Semplicissimo, un tagliolino allungato con un pochino di panna e un pochino di burro, del prosciutto di San Daniele tagliato sottile che viene fatto leggermente sudare in padella, era la parte sapida al piatto, e alla fine semi di papavero, una parte un pochino più croccante e anche aromatica. Iniziamo. Devo dirvi che questo piatto l'ho scelto perché mi piace fondamentalmente, quindi ho detto ci penso io, faccio io la tappa Udine San Daniele, quindi ho deciso di prepararlo perché poi il prosciutto crudo è un ingrediente che mi fa veramente impazzire. Poi, non si può solo mangiare in purezza il prosciutto crudo, può servire in un sacco di ricette e questa è la ricetta perfetta per dimostrarvelo. Quindi ragazzi, iniziamo e mettiamoci i fornelli. Prendiamo intanto i semi di papavero che mettiamo a tostare in questo padellino, di modo che sprigioneranno tutto il loro sapore. Un minuto, stando attenti che non brucino, attenzione. Ok, via. Yeah. Nuova padella, hop. Prendiamo il nostro prosciutto crudo, qua basiamo un po', se no andiamo troppo alti con la temperatura. Abbondiamo, ragazzi, perché ne mettiamo sia un po' nel sugo che sopra croccante. Tagliamo a listarelle il prosciutto crudo di San Daniele. Pentola calda, dentro prosciutto. Fuoco non troppo alto, questo non scapperà mai da noi. Quindi, piatti meravigliosi, paese meraviglioso, è senza dubbio Giro d'Italia la corsa più bella del mondo nel paese, che ve lo dico a fare, più bello di tutti. Facciamo sudare piano piano il prosciutto crudo di San Daniele, che già sta facendo un profumo pazzesco. Il prosciutto crudo sta sprigionando tutto il suo sapore, la sua sapidità all'interno della padella, che poi è quella che utilizzeremo anche dopo per manteccare il tagliolino. Adesso ci siamo quasi, togliamo il nostro prosciutto di San Daniele, lo mettiamo in un piatto di modo che possa scendere un pochino di temperatura e croccantarsi. Stessa padella, burro, panna. Abbassiamo un pochino la fiamma, ok? Prendiamo un pochino di sale grosso, lo mettiamo nell'acqua, ok? E tuffiamo i tagliolini. Diamo una leggera mescolata, aggiungiamo un po' di prosciutto. Siamo perfetti, ragazzi, perfetti! Tagliarin cotto, lo prendiamo e lo tuffiamo in padella. Aggiungiamo una parte di prosciutto crudo di San Daniele, un pochino di semi di papavero. Se dovesse risultare un pochino tirata la pasta, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Pronti? Impiattiamo. Guarda. Ragazzi, è pazzesco e vi dirò di più, l'aggiunta del papavero è fondamentale, ti dà una croccantezza quando mastichi che è meravigliosa. Vi consiglio di fare questo piatto, ma soprattutto vi consiglio di seguirci alla prossima tappa. Bassano del Grappa, si va in alto, Madonna di Campiglio. Adesso passo la parola al grande sommelier Luca Gardini, che ci dà informazioni sull'abbinamento di questo fantastico piatto. Ragazzi, alla prossima e viva il Giro d'Italia. Camicia rosa, che ve lo dico a fare. Stiamo entrando nel cuore dell'ultima settimana. Udine San Daniele. Oggi vi porto a scoprire una piccola realtà di un grande produttore, Specogna. Cristian Specogna, col suo Pino Grigio 2017, un vino di veramente estrema eleganza e grande identità, come questa tappa, questo arrivo, dove si produce uno dei più grandi prosciutti italiani e non solo. Pino Grigio Specogna e tagliolino col San Daniele. Divertitevi.